Casalingo, Junior, lei non le conosce le donne, non le conosce. Tipo Casalingo è nodoso, si sfascia di fianchi, da due mesi giù i fianchi. Addio Casalingo, addio, non tipo capisco. Nodoso. Allora perché lei affermava che la donna fredda va presa di me? Altanto io non ho mai affermato questo. La donna fredda, beh, questa mi è capitata a me, la donna fredda non va presa di petto, la donna fredda va attaccata nella parte sensibile. Mi è capitata a me in una baracca di sfollati, una donna fredda. Io ho capito, ecco, l'ho presa qui, qui, sul pezzettino, questa è la parte sensibile. L'ho aggirata dietro e... Sì, lo stile francese. Stile francese, mannaggia, stile francese. Ah, Parigi, che ora è? Ragioniere, mi faccia venire a Parigi. Non posso, Daniele, lei lo sa, non e mi mette nell'elenco, no? Ma magari. Come gli altri vengono, io no. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Domattina in ufficio puntuale. Grazie della compagnia. Sempre agli ordini del mio capo ufficio. Ragioniere, tre indirizzi mi hanno dato per Parigi. Ma magari potessimo andare assieme a Parigi. Tre indirizzi, ci pensi? Buonanotte. Buonanotte, ragioniere. Giulio, mia moglie. E là fa i conti. Mia suocera. È a letto. Meno male. Sera, dottore. Ciao, Mario. Oddio, madre. Ciao. Cicetta mia. Cicinetta mia che sta alzata fino a tardi con tutte le sue sommine, tutti ecco, i suoi fallo sondini. Un po' tu questa sommina. No, non mi fa fare somme, non mi fa fare sommine. Uno arriva a casa stanco, sento un odore di sugo che arriva fino in camera, mi fa fare somme, con tutti questi soldi. Ma che ci volete fare con tutti questi soldi? Trovare la felicità? La felicità? Guarda che ho pagato la rata della tua macchina. La mia, la nostra. Nostra? Ma se non ci sono mai salite? Beh, te li ridò i soldini, a rate te li do. Io mi sono stanco stasera. Ciao, ti aspetto su, Dà la buonanotte alla mamma, Sì. Buonasera, dottore. Buonasera, signora. Buonasera. Mamma, siete sveglia? Mamma? Ecco, dai la buonanotte alla mamma. Hanno rimesso il quadro con l'orologio qui. Ma! Avete rimesso il quadro con l'orologio qui? Fosse mia questa casa, tutta bianca la farei, bianca, bianca, bianca. Fossi io il padrone qui dentro. Io lo rilevo, questo non mi fa dormire a mezzanotte. Io lo rilevo, lo butto qui, Ecco, è il quadro con l'orologio. Fossi io il padrone qui dentro. Come se non dovessi più rispondere, come se fossi morto. Signorino, apro. Un po' di delicatezza, apri. E miele? È finito. Ah, questa luce. È finita la notte, altro che. Io vorrei che fosse sempre notte, guarda che tipo che so. Che ora è? Le 9:30. Ma perché mi chiamate sempre alle 9:30? Le fate far tardi in ufficio, scuro? Cravatta grigia su scuro. Quanti anni mi daresti? Quelli che c'ha? 33. Porto bene, Ciccio, vieni in garage che mi tirò fuori la macchina. Subito. Che? Pesce, già venerdì? Madonna come passa il tempo. Ciao Giù, che novità? Domani sciopero. Domani sciopero? Ma diciamolo francamente, qui non c'è più voglia di lavorare. Ciao ma. C'è chi lavora e c'è chi guarda e controlla. Mamma, Cicetta. C'è il vino. Come sto? Domandalo a me qualche volta, caro, signor. Come sto? Ma non mi saluta tua madre, ma che c'è? Ma che vuoi che abbia? Signor. Ah, sì. E dunque, oggi è venerdì, uno solo. Mi sto ingrazzando, domani... Cicè. Ma no, Alberto. Sì, che domani me ne lascio i 5 vanno bene. Signora, hai 10.000 lire da cambiare? No, non ce l'abbiamo, bambina, sempre con questi soldi da cambiare. Il bambino ce l'avete? No, no. Ma la prendi augurio a Don Umberto. Perché ti sei messo il vestito blu? Ma vado a Don Umberto, sto male. No. Ciao, Cicè, pensami tanto. Ciao. Buongiorno, signor. Le occorre acqua minerale? No, grazie. Scatolame portoghese. Andiamo con quest'Alfa? Me la tirate fuori questa macchina? Virginia, Virginia. Che vuoi? Vieni qui che te cambio. Prima non li aveva, adesso ce li ha. Che te cambio? Sor Ernesto, da cambiare? Virginia. Vediamo un po' in garage. Ma... Ogni volta che ti vedo mi voglio di fidanzarmi a casa. Lascia andare, ha sempre voglia di scherzare lei. Virginia, non fa pettegolezzi, E qua la macchina, dottor? Grazie. Carina, È la tua fidanzata? Io sono sposata, dottor. Ma chi ci porta la notte in macchina, dottor? Ma che fa?
Ho messo a posto attenzione, che facciamo, dottor? Tomate il conto. Lo mando in trattoria? Buongiorno, Pat. Don Umberto. Oh, il nostro assicuratore. Scommetto che sei venuto per farmi gli auguri. Da me e da mia moglie tanti auguri per la Pat. Grazie, grazie. Proprio ieri pensavo, chissà se quel malandrino se ne ricorderà. Lo metteva in dubbio. Ma guarda come somiglia al tuo povero babbo. Beh, come fa l'ufficio? Monsignore, lei lo sa che a me il lavoro piace. Oh, non mi fai mica sfigurare. No, monsignore, non perché mi ha presentato lei, ma a me il lavoro piace veramente, solo che non mi considerano, mio amico. E che t'hanno fatto? Hanno organizzato un viaggio a Parigi e a me non mi hanno messo in nota. Ci andrai l'anno prossimo. Quest'anno c'erano pochi posti e sono dovuti andare per anzianità. Sì, ma non è mica giusto, don Umberto. Se lei potesse fare una telefonatina, a me piacerebbe tanto andare a Parigi, don Umberto. Va bene, sta tranquillo, A proposito, potresti farmi un piacere? Due, padre. Padre Kreutzer, a chi può interessare una macchina americana? A molta gente, perché? Abemus, qui vossa di Ubabit. Piacere, padre. Non so il tedesco, parlo in latino con loro. Tornano in Germania e vogliono cedere la loro automobile. Vendere macchine? Quanto? Juvines summe fiducia. Sì. Che marca è? Oh, mi raccomando, però. Che marca è? Quale signo in costruzioni? Quale signo in costruzioni? Ah, Cadigliani. Ne puoi occupare. Lei fa una telefonatina per giustificarmi in ufficio. No, il lavoro è lavoro. Beh, ma queste sono le ore buone, la mattina. No, verranno da te all'uscita. Non vuol mai lavorare. Permesso, non vi affollate, no? Buongiorno, dottore. Ciao, Romeo, mi ha cercato qualcuno? Sì, ragioniere. È arrivato da molto? Da 2 ore. Accidenti, che dolore. Buongiorno. Scusi. Sì? C'è ancora molto da aspettare? Perché? Cos'è, chicchi di grandine in testa? No, sono caduto. E allora lo domandi a me, io sono un funzionario della grandine, domandano all'usciere. Non c'è un usciere qui? Nella più efficace forma assicurativa. Buongiorno, ragioniere, mi cercava? È un po' tardino. Ragioniere, forse vengo a Parigi. Ah, sì? Ho parlato con una persona e forse mi mettono al posto di un anziano. Di chi? Ragioniere, di Spadolini, l'usciere, quello è vecchio, gli prendo una paralisi se viene a Parigi. Povero Spadolini, avanti. Ragioniere, la vogliono in direzione. Addio, Spadolini. Non l'hai sentito? No, è sordo, che non sente niente. Ciao, vieni anche tu a Parigi. Oh, aggrandinato a Vercelli. Aggrandinato a Vercelli. E allora comincia il lavoro. Ma perché devo lavorare solo io? Il lavoro comincerà anche per voi, no? No, niente lavoro per noi. Alberto. Lievi danni a raccolto, roba d'agenzia. Pensano al precedente. Alberto! Allora, guarda, metto la direzione generale. Per la ragazza. No, Alberto, per cortesia, per non rompere il ricordo. Per la ragazza di fronte. Hai capito? Ragazza di fronte, davvero? No, Alberto, per piacere, un ricordo. No, solo tu va a guardare, ragazza. Per piacere. Rifammeli fagli occhi a me la mattina, sennò che. È un ricordo di guerra di mio suocero. Se lo sfasciate, chi la sente, mia moglie? Per piacere, Alberto. Fermi. E state fermi, te lo mozzi la mano a testa. Fermo. È un conforto, quest'anno. Ma chiamalo conforto, tu, se riesci a lavorare o se riesci. Fermo, fai vedere. Reggetemi. Le muove. Le muove, ecco. L'ammossa, ragazzi. Ippolito, digli a Riccardo che ho portato la macchina. Padri? Allora siamo d'accordo, qui dico che la macchina è mia, eh? Perché qui si possono approfittare, io riconosco, dice Pardino in Deutsch. Va bene, 600.000, sì. Riccardo. Addio, Alberto. C'è la macchina che ti ho detto per telefono. A me sembra molto bella, guarda. È un bidone. Quanto ci si può fare? Beh, 500. No, 600 le vogliono loro, 50.000 per me che devo andare a Parigi. Sì, a 600 le vendi, tu ci vuoi fare 50.000 lire e io che campo d'aria. Ma quel commendatore è pieno di soldi che mi avete. Sì, sta guardando Aurelia, mo vediamo. Renato, sì. Fa venire qua il signor commendatore. Commendatore? C'è una cosa interessante da vedere. Vediamo. Sì, vediamo. Come da tu, finalmente l'ho trovata la macchina che sta per lei. Venga, venga, guardi che meraviglia. È un'occasione straordinaria, più unica che rara. Veramente. 20.000 chilometri, sì. 3 anni sul cavallo. Sono 20.000, molto molleggiata, sì, le sospensioni. È stata revisionata appena adesso. Appena adesso. Di che anno è? Ah, è recente, come dicono, recentissimo. Sì, è della moglie di un altro romano. Le garanzie, puoi prende. Immaginare. Ma ricordi, c'è pure la musica, senti? Sì, voci bianche. E questi? Sono miei cugini. Ah, sì. Beh, quanto costa? E quanto costa? Il proprietario è lui, non so io. Il proprietario sono io, è sul milione. Cosa? Ma lei è su un milione, voglio. Jacqueline, vieni a vedere. Un milione di questa macchina. Ma no, ma come? Ma faccio, venga qui, come da loro. Ma che è troppo? Ma dico, ma insomma. Sì, signora, è mia. Non potete scendere, piccolo gradino di prezzo. E come scendere? La provi, signora. Ma la non provi. Beve troppo, no? No, questa è astemia. Oh, astemia. Un signor gentile. Madame. Per lei è 800, bien? E non possibile scendere altro piccolo gradino. E madame, un gradino alla volta io vado per terra. 500. Nein, signor. 600,000. Loro offrono 600. E tu, chérie, non è possibile 600? E 50. Sta bene come dice mia moglie, 600.000. E vabbè, 600. Vous savez, madame, italiani gentiluomini. Grazie. Ma, commendatore, la gomma di scorta è rotta. Cosa? Giovanotto,
Giovanotto, cos'è questa storia? Che? La gomma di scorta è tutta rotta. Ah, ma la facciamo riparare? Ah, va bene, allora neanche lì, andiamo a provare la macchina. Via. Ecco, andiamo a provare la macchina, commendatore. Seguirà che macchina. Le sospensioni, soprattutto. E Jacqueline, tu vieni? No, io resto. Sta comodo. Ah, permette, commendatore, io resto per dire ai padri che la macchina è venduta. Ma perché non vuoi venire, scusami? Lo potevi chiedere subito. Uff, ma le solite storie. Lo sai che ci tengo a queste cose. Andiamo, va. Madame. Pardon. Annoiata. Come? Vous annoiata. Poco. Signore, voglio dire. State tranquilli. Yavol. Mi permette, madame, di offrirle qualcosa da bere? C'è un piccolo bar qui fuori, poco lontano. Andiamo. Allora? Champagne. Cin-cin, santé. Mais vous bevete sempre le champagne le matin? Sì, alla machine. A vous? A moi, perché io più importante della macchina? Perché no? Cin-cin. Cin-cin. Prosit. Sono i due curati. Prosit. Vostri amici? No, madame. Affari. Sono miei cugini. Affari di tasse, divisione del nostro patrimonio. Ah, vuoi pagare molte tasse? Ho capito subito che lei è un vero signore. Madame. Voi siete molto ricco. È ricco di famiglia. Sono l'unico erede, madame. Ah, non sposato? No, madame. Vecchio scapolo. Voi proprio francese, madame? Oui. Ah, io vado a Parigi, madame. Ah, oui? Oui. Le foglie mare. Io no, Parigi, Alsazia. La mia famiglia di Alsazia, sapete? Ah, Alsazia Lorena. Oui. Qu'est-ce que c'est, madame? Maman. Sa dernière photo. Maman? Maman, incroyable. Maman, oui. Sujet? C'est vrai. Più una sorella che una mamma. Beata voi. La mamma è tutto dalla vita. Mamma, poverina. Vive in Alsazia. Io sono preoccupata. Molto lontana l'Alsazia. Io sono 8 mesi che non la vedo. Machine. Voilà, mamma. Madame. Garçon. Combien? 4.008. Ammazzero. Aspetta un po'. Madame. Mi chiamo Alberto. Au revoir. Au revoir. Ma che hai combinato? Lasciami. Con chi stavi al bar? Con uno più gentile di te. Venga anch'io, commendatore. Non importa, le lascia l'avvocato. Penserà lui anche per i soldi. Quali andiamo, soldi? Nicola. Dai, un paio di cambiali. Quale cambiali? Cambiali di favore. Ma non dovevo. Va bene, come era tu. Au revoir. No, dove te la lasci? Va bene, così.